Hey, good morning. Got a warning from a friend. Let's pretend he didn't mention your name. She's just waiting. Riteniamo che occorra mantenere lucidità, rimanere lucidi, rimanere, avere un approccio pragmatico, neutrale, rispetto alle tecnologie che devono essere scelte per la decarbonizzazione di questo segmento, cioè del settore dei trasporti. In questi anni abbiamo assistito spesso, meno dal nostro punto di vista, un approccio non sempre neutrale e quindi anche ideologico, che forse ha alimentato anche un rallentamento della transizione energetica. Da questo punto di vista riteniamo che il biometano, di cui oggi parleremo ampiamente, rappresenti un'opzione irrinunciabile e di enorme importanza per contribuire sin da subito al processo di decarbonizzazione. Iveco ha partecipato con piacere e ha ribadito l'impegno nella transizione energetica con l'approccio multienergetico che la contraddistingue, e con un occhio di riguardo chiaramente verso la tecnologia del biometano, del bio-GNL, che ad oggi rimane per noi la soluzione attuale vincente per una transizione ecologica che sia dal lato compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione e dall'altro conveniente per i nostri clienti, senza rinunciare in nessun modo alle performance della mission richieste dalla nostra clientela. Da sempre noi sposiamo il metano come soluzione vincente per i trasporti e riteniamo che il metano sia vincente già nella sua forma fossile se confrontato agli altri carburanti fossili. Chiaro che oggi lo scenario è completamente cambiato, noi non siamo contrari alle altre soluzioni, l'elettrico in primis. Riteniamo semplicemente che, soprattutto per il nostro paese, solo un mix energetico che comprenda anche i biocarburanti, e il biometano da questo punto di vista è il biocarburante ampiamente più disponibile e più immediatamente disponibile che abbiamo in Italia, sia l'unica strada per cercare di ridurre effettivamente e concretamente le emissioni di CO2 così come ci viene richiesto dall'Europa. Non vediamo altre soluzioni, l'elettrico è certamente una importantissima chance, ma non può essere l'unica, soprattutto per il nostro paese, carente dal punto di vista della produzione di energia elettrica, tant'è che il 20% circa di tutti i nostri consumi già oggi, in assenza di veicoli elettrici, o praticamente con numeri di veicoli elettrici limitatissimi, già il 20% della nostra produzione, delle nostre necessità, deve essere soddisfatta con importazioni dall'estero. Il biometano in Italia sta crescendo moltissimo come produzione, abbiamo crescenti, i dati ci dicono che sono sempre più numerosi i siti produttivi di biometano, sia da reflui zootecnici, sia da sottoprodotti agricoli, sia da rifiuti, quindi dal trattamento dei rifiuti solidi urbani, il forsu, come viene denominato. Ci vuole un po' più coraggio sicuramente da parte delle istituzioni nella promozione poi dell'utilizzo di questo vettore energetico nei trasporti, questo perché riteniamo possa davvero essere un carburante capace di giocare un ruolo fondamentale nel percorso di decarbonizzazione dei trasporti, sia delle merci che delle persone. Con